chiesa francescana bellissima. E apriamo, poi ci saranno vari appuntamenti che sapete dai mass media. Abbiamo voluto aprire oggi con Paul Cézanne. Siamo una compagnia che ci occupiamo di Spagna, cultura andalusa, ispanista. Cézanne, Paul Cézanne francese, provenzale, ma da Provenza erano anche dei cittadini migrati dal sud della Spagna e dall'Andalusia, quindi voglio dire, non è stato assolutamente strano, a parte che sono che alla fine della Madrid, abbiamo dopo contatti anche con Fabrizio, ne parlerà, che abbiamo qui presente la maestra, la pittrice, che ringrazio tantissimo, Anna, che appunto adesso mi parlerà della biografia delle opere, Anna di Donno, di Cézanne, che è una grande appassionata di questo pittore controverso, che è stato scoperto non dopo la morte, anche in sud isolato, ha avuto grandi pittori, ne parlerà adesso. Lì di fronte a me ci sono, per chi le vuole vedere anche dopo, prima, ci sono dei libri su Cézanne con illustrazioni, tavole illustrative delle sue grandi opere che saranno adesso citate, quindi potete vederle. Poi se c'è qualche studente interessato o di scuola superiore che studia storia dell'arte, accademia delle arti, abbiamo adesso non ricordo dove l'ho messo, forse di là, un foglio di presenze e basta firmare, mettere nome, cognome, posta elettronica facciamo un applauso al nostro presidente, io sarò breve come sempre perché voglio dare spazio ai nostri ospiti. Bene, ci siamo, eccoci. È una serata omaggio a Paul Cézanne, quindi si parlerà di arte, di pittura, e introdurrà la nostra prima ospite, Anna De Donno. Facciamole un applauso, Anna De Donno, pittrice. Il suo percorso artistico è caratterizzato da un vivace connubio tra chiaro e scuro, tra classico ed innovativo, nel rappresentare la realtà attraverso una scrittura spontanea e dando libero sfogo al linguaggio delle emozioni utilizzato per ricreare immagini suggestive. Quindi la nostra Anna ci parlerà di Paul Cézanne, quindi quello che è stato il suo percorso, le sue opere. E Paul Cézanne, ricordiamo, è stato un esponente dell'impressionismo, insieme a Monet, Noir, poi che supera elaborando un linguaggio proprio tra le sue opere più importanti, ricordiamo le grandi bagnanti, che le bagnanti erano, se non erro, erano un tema caro a Paul Cézanne, quindi giocatori di carte, sì, eccetera, eccetera. Bene, io lascerei subito la parola alla nostra pittrice Anna De Donno, appunto, che ci esporrà il percorso di Paul Cézanne, e poi magari se vorrà anche deliziarci con qualche sua opera, ci racconterà di qualche sua opera tra le più importanti. Grazie. Grazie per tutti. Iniziamo a parlare di Paul Cézanne, anche se ripeto, è un po' abbastanza difficile come artista, è stato un artista abbastanza complicato. Comunque, lui nasce il 19 gennaio del 1839 ad Aix-en-Provence, quindi in Provenza, così come ha detto il professore Max. Lui nasce da una famiglia gialla innanzitutto, per cui si può permettere anche di frequentare, diciamo, di andare nei collegi, nelle scuole un po' più prestigiose. Infatti lui, negli anni della sua, diciamo, quando era giovane, negli anni giovanili, frequenterà il collegio di Bourbon e lì praticamente conoscerà l'isola, con cui avrà, diciamo, un'amicizia, insomma, abbastanza lunga, diciamo, anche se poi lui come, vabbè, comunque questo lo dirò dopo. Dunque, Paul Cézanne, ecco, sì, fa i suoi primi studi, diciamo, al classico, a Aix, nella sua città natale. Quindi con l'isola, diciamo che con lui, ecco, avrà in comune, diciamo, la passione per l'arte, la letteratura, per la poesia. Infatti scriveranno dei versi, anche se poi comunque, vabbè, lui insomma si cimentava un po', doveva fare un po' tutto, ecco, a scrivere. E dunque, finiti gli studi, ovviamente vuole andare a Parigi.
Parigi, frequenterà l'Accademia Suisse, quindi frequenterà anche il Museo del Louvre, in quanto ecco lì lui guarderà i grandi maestri antichi, quindi guarderà Caravaggio, a Piero della Francesca, quindi anche a Rubens, a Tiziano, ma privilegerà, diciamo, per lui comunque pur bene, della qua erano insomma gli artisti privilegiati, lui privilegiava, diciamo, per quel momento. Ecco, ed è proprio in quel periodo che lui conoscerà un gruppo di giovani artisti, forse in quel periodo, per l'appunto, visto che erano giovani, erano anche un po' scapestrati, in quanto erano dei pittori che praticamente questi pittori venivano chiamati impressionisti ed erano stati rifiutati dal Salon delle Fusée, per cui poi fecero, diciamo, organizzare la prima mostra impressionista nel 1874 presso lo studio Nadar del pittore Nadar, fotografo, che insomma un po' aveva loro prestato la, diciamo, la sua galleria, insomma, per fare, diciamo, per organizzare l'esposizione tra questi giovani artisti e questi nomi, diciamo, grandi nomi, e quelli diventeranno, diciamo, segneranno la storia dell'arte, quindi Monet, Renoir, Pissarro, gli fu accanto Pissarro, lui con Pissarro vincerà anche il plein air con lui, a Pontoise, quindi è lì che esce il suo, diciamo, un dipinto intitolato La casa dell'impiccato. Quindi La casa dell'impiccato incomincerà, diciamo, innanzitutto a schiarire un po', a chiarire i colori della sua tavolozza, ma non eliminò né il nero, perché comunque lui amava molto il chiaroscuro, per cui non lo eliminò, cosa che invece gli impressionisti si avvalevano. Innanzitutto l'elemento fondamentale per loro era la luce, quindi il mutare della luce. E in che senso? Quando andavano in plein air a dipingere, quindi andando appunto fuori, non più nel proprio atelier, quindi uscivano fuori, andavano all'aria aperta, per vedere il mutare della luce nel corso della giornata, quindi si avvalevano di una percezione visiva, cosa che a Cézanne comunque non andava molto, cioè andava bene fino a un certo punto, ma poi si staccò, in quanto lui, insomma, in un certo periodo aveva accettato, diciamo, accettò la tecnica degli impressionisti. Dopo aver avuto degli insuccessi, appunto, dovuto al fatto che sia la critica che un pubblico, diciamo, abbastanza restio ad accettare, diciamo, queste pitture, questi dipinti che non erano altro che abbozzi. Quindi loro abbozzavano al momento, ecco, queste tele venivano, diciamo, abbozzate e anche lasciate, se vogliamo, per cui non erano interessati a questa cosa che era un po' diversa da quello che imperava in quel periodo, da quello che c'era, diciamo, come dire, purtroppo è così. Quando un artista, diciamo, cerca di trasmettere qualcosa di nuovo, il pubblico e cioè, i critici sono sempre un po', diciamo, cioè, è sempre così, sì, poi dopo è così. Dunque lui si chiuse, insomma, un po', perché venne solo, riuscì a vendere comunque solo un dipinto in questa mostra qui, questa esposizione, La casa dell'impiccato, che poi, vabbè, veniva chiamata così, ma era un po' un titolo romanzesco, era un paesaggio di stile appunto impressionistico, per cui lui, insomma, un po' rimase un po', diciamo così, come dire, un po' sconvolto anche, perché insomma lui ci credeva in quello che faceva. Per cui, ecco, Cézanne incomincia ad avere un periodo un po' buio, nel senso che cominciò ad isolarsi, ma sempre continuò con la ricerca artistica, andò avanti nella sua ricerca.
Quindi andando avanti nella sua ricerca, ritornò a Aix, nella sua città, diciamo, nella sua città dove era nato, e lì aveva un atelier, per cui si inizia, diciamo, un periodo che fu di grande lavoro per lui e di ricerca soprattutto. Ma lui che cosa andava cercando, cosa voleva? Ecco, visto che non si fermava a quello che volevano gli impressionisti, per lui non bastava, ecco, avere solo la percezione visiva. E lui voleva altro, andare oltre, quindi entrare, diciamo, nella forma, entrare nella struttura delle forme. E quindi, ecco, per lui è cominciato a vedere un altro tipo di prospettiva, la prospettiva con, diciamo, più punti di vista, una prospettiva multipla. In quanto lui, per lui, ecco, visto che imperava da quattro secoli la prospettiva, diciamo, che è quella, diciamo, virtuale, un punto di fuga, a lui interessava andare oltre, quindi voleva, ecco, analizzare la forma, le forme, la struttura, e guardare, appunto, andare in profondità, quindi cercare di entrare, compenetrare l'oggetto e cercare anche di capire la struttura, analizzare la struttura e dare forma, ecco, dare la forma con, diciamo, tramite forme geometriche. Quindi non a caso lui diceva la natura va trattata secondo il cerchio, la sfera, il cono, quindi il cono, il cubo e il cilindro. E dunque questo praticamente cosa significa? Ecco, che lui, come ho detto poc'anzi, voleva trattare appunto la forma attraverso queste forme geometriche, perché esiste una struttura, quindi non si, per lui, ecco, è difficile da capire, è difficile. Ma una volta poi capito, penso che poi non ci saranno più problemi, anche le opere verranno capite meglio, quindi uno riuscirà a entrare, ecco, a compenetrare anche le sue opere, vedere quello che lui vedeva. Questo è importante, perché ecco, nel momento in cui un pittore, un artista, ecco, va avanti nelle proprie ricerche, è quello che tutti, forse, ecco, forse lo posso dire anch'io, e quindi c'è sempre un periodo in cui magari uno pensa, non crede più a se stesso, perché vede appunto negli altri che non si riesce a comunicare, ecco, non si riesce a far capire quello che uno vorrebbe, insomma, comunicare. E dunque, scusate, sono un po' emozionata, perché alla parola di arte mi emoziono troppo, anche quando dipingo mi emoziona, ecco, questo sì. Dunque, sì, ecco, stavo dicendo, stiamo parlando dello strutturalismo, no? Ecco, della struttura che lui appunto voleva capire, cioè, ma quando lui ha trasferito quelli che erano i principi dell'impressionismo, quindi sì. Punti luce, tutto il sì, lui questo è la sorta di strutturalismo. Sono fermati, diciamo, sulla percezione visiva, usavano anche dei colori molto diversi dagli altri, in quanto avevano eliminato, abolito il nero, la linea di contorno. Erano tre, se non mi sbaglio, erano tre colori che dovevano essere scolpiti. Diciamo, primari complementari, erano puri, dovevano essere accostati gli uni agli altri, sempre con queste pennellate, e poi potevano essere delle circolate, dei trattini, oppure ecco, poi si avvaleranno anche quelli del futurismo, cioè il divisionismo si avvalerà di questa tecnica, è stata una situazione. E dunque, sì, quindi diciamo che, ecco, quindi avevano eliminato dalla tavola rossa il nero, quindi non più chiaroscuro, perché gli oggetti venivano praticamente, non vivevano di luce propria, ma erano i riflessi, diciamo, della luce, quindi loro praticamente non usavano né il bitume né le ocre. Quindi detto ciò, appunto, invece lui, Cézanne, diciamo che sì,
fu un periodo in cui, quando lui lavorò con Mr. Rowe, quindi lui usava, diciamo, anche i suoi colori divennero, le sfumature divennero più chiare, in quanto appunto lui, diciamo, lavorando accanto a Mr. Rowe, un po' aveva preso anche da questo maestro, insomma, questo grande maestro, anche Mr. Rowe. E dunque, ma non eliminò né il nero, diciamo, il chiaro scuro, perché lui dava forma, diciamo, alle sue, la forma la dava attraverso mediante il colore che gli dava con queste, anche con la spatola, perché lui alla fine usò anche la spatola, e quindi usava un colore piuttosto materno, molto denso, e con poco olio di lino, in quanto doveva essere proprio denso questa materia, quindi materno. E dunque, tornando a Cézanne, praticamente, dunque, lui, quando tornò a Aix, diciamo che ci fu un altro grande dipinto, lavorato, diciamo, in più fasi con altri, diciamo, comunque lavorò su quest'altro dipinto, la montagna di San Vittuario. Lui l'ha riprese più volte, perché voleva penetrare nella, questa dimensione, questa realtà, e sprofondare dando, diciamo, dando, diciamo, una struttura, ecco, sta qua, provata, sì, sta qua, sì, dando, insomma, però ce n'erano altre anche versioni di questo dipinto, di questa opera, quindi, sì, quindi, diciamo che anche lì il colore è abbastanza materico, molto abbastanza materico, sì. E dunque, ecco, ci sono tutti i suoi dipinti, abbiamo le bagnanti, le grandi bagnanti, e anche lì c'è sempre una forma piramidale, quindi con dei triangoli, lui usa sempre tramite questa geometria, diciamo, le composizioni erano formate sempre con questa, ecco qua, sì. E quindi ci sono, ecco, due gruppi di donne, ecco, poi c'è la linea di contorno, lui praticamente era come se queste donne fossero delle statue, diventavano delle vere e proprie icone, diciamo, di non persone, ma come se fossero delle statue. Quindi come se vivessero anche di luce propria, cioè, quindi non è più una luce rovessa, no, ma è una luce propria, una luce che lui, ecco, diciamo, dava consistenza soprattutto al soggetto che raffigurava. Poi diciamo che ci sono stati anche dei ritratti, ritratti, diciamo, alle persone, con le persone con cui stava, con cui viveva, quindi al padre, diciamo al padre, la moglie, Ortense, il figlio Paul, tutto qua, sì, Ortense di Chiesi. E quindi giocatori di carte, anche qui, diciamo, sono in un'osteria due persone che giocano a carte, anche qui vediamo che c'è il tavolo, un parallelepipedo, le forme dei corpi, che sono le braccia, sono praticamente un po' anche cappelli, tutto, c'è una forma geometrica, quindi quasi cilindrica, se vogliamo. Poi c'è anche la specchiera di fronte qua, come sfondo, diciamo, c'è una specchiera, e quindi è una composizione geometrica. Ma c'è anche qualche influenza del classicismo? Anche, perché lui è partito, lui ritorna, ecco, lui, diciamo, parte dal, quando lui comincia a frequentare il Louvre, lui infatti guarda i grandi maestri, Piero della Francesca, guarderà al Caravaggio, quindi anche Tiziano, Rubens,
Quindi lui, ecco, ha un'impostazione appunto del romanticismo, quel periodo in cui c'erano questi grandi maestri, insomma, che per lui erano, ecco, un punto di riferimento. E poi arriva nel 1906, appunto, con le Bagnanti, che verranno, diciamo, proprio quell'anno, quando verranno pubblicate diverse, diciamo, opere. E Manuel Hidalgo, lui, ecco, ha aperto la strada diciamo, alle avanguardie del Novecento e al cubismo, se vogliamo, perché tra lui e l'astrattismo ci manca poco, poi, che poi con questa, diciamo, lui entra a far parte della, diciamo, di una prospettiva, ecco, una prospettiva multipla. Questa prospettiva multipla di cui prepareranno, diciamo, si impossesseranno i cubismo e andranno avanti anche loro, e insomma questo aprirà un po' insomma, a tutto quello che verrà poi dopo. Ha dato una svolta. Ha dato una svolta, sì, infatti. Infatti lui poi è successo dopo un anno, dopo la sua morte, nel 1907, sì, avevano nel Salone d'Autunno, organizzarono, perché era molto importante, lui era vissuto una vita per essere, diciamo, avere delle conferme da parte anche delle autorevoli, insomma, di persone, dal pubblico, dai critici, ma dopo la morte, dopo un anno, infatti, nel Salone d'Autunno, fu organizzata una retrospettiva in suo onore, commemorativa, e poi poi cominciò, insomma, ecco, da lì poi. Ringraziamo
Italia, giusto? Quindi la tua prossima avventura, Gianmarco, quale sarà? A parte quella, insomma, del traguardo, della laurea non specialistica, hai in mente di fare qualche altro concorso imminente? Insomma, raccontaci un po', dai. Sto frequentando l'Accademia Internazionale di Perfezionamento a Imola e poi vorrei anche specializzarmi in traversiere, che sarebbe il flauto storico, il flauto del 1700. E vorrei specializzarmi anche in questo strumento. Ok, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, sicuramente ce la farai, perché insomma, c'è, si vede, e quindi ti auguriamo tutti i successi che ti vuole. Bene, sempre un momento musicale, continuiamo con un momento musicale, questa volta tocca al nostro Max. Ecco, su Max devo spendere due parole, però le spendo io Max, altrimenti tu poi ti attacchi tu, dominiamo domani mattina. Allora, Max Mura è il nostro presidente, il presidente della compagnia Mura di Flamenco Andaluso, e che ha composto per questa serata un omaggio a Paul Cézanne, quindi è un inedito, una composizione in primissima assoluta. Voi dovete sapere che Max sporna una composizione a settimana più o meno, quindi questo è l'andamento. Sì, ultimi che abbiamo ascoltato a Lecce sempre qualche tempo fa, in tre movimenti, giusto? Ecco, le due suite. Ecco, su Max io vorrei spendere una parola, perché Max ormai sono da anni che collaboriamo insieme, ed è lodevole l'impegno e la passione che mette in tutto ciò che fa, perché bisogna sapere che questa compagnia, la compagnia di Flamenco Andaluso, è una compagnia indipendente, una compagnia autonoma, è il presidente che lui l'ha fondata insieme agli altri soci, che questa sera non sono più presenti perché sono anche un po' sparsi in tutta Italia, e abbiamo fatto tantissime belle cose, però di Max c'è da dare proprio questa voglia di fare al di là di tutto, perché purtroppo siamo anche in una società, sai, che tante volte la cultura è messa un po' al bando rispetto, no, a tanti altri argomenti, invece no, Max da parviamente va avanti da anni e anni autofinanziandosi il più delle volte, e quindi solo per questo merita un grandissimo applauso. Allora, perché vorrei far capire cosa c'entra Wagner con Cézanne? Perché vorrei sottolineare che in gioventù il giovane Cézanne è stato amico, ma anche sino alla morte, di Émile Zola, il grandissimo scrittore, e partecipavano a delle serate musicali e suonavano, in particolare Émile Zola suonava il flauto e il Wagner. E sentendo il giovane Gianmarco, io ho immaginato proprio la scena del giovane Cézanne e Zola che suonano insieme e le musiche di Wagner, e chissà che queste pagine, ovviamente filologicamente bisognerebbe approfondire, non siano state proprio suonate, quindi emozionante questa musica. Da dove è scaturita questa che sentirete tra poco? Non c'è il maestro Luigi Bisanti, senza nulla togliere all'allievo, perché è anche un filologo, è anche un musicologo, perché fa delle ricerche. Ieri ha fatto un concerto anche con il traversiere, con la moglie, appunto, alla Fondazione Palmieri. E quindi lui dà anche dei giudizi tecnici, musicologici sul mio stile musicale. Comunque stiamo registrando e poi sentire la musica, sono curioso, come anche la maestra Anna De Donno, come scritta di Cézanne, insomma. Vorrei un po' poi avere dei giudizi postumi, diciamo, su questa musica che è scaturita guardando appunto quei quadri che abbiamo mostrato, cioè, ma così in maniera naturale, che io compongo ormai da tanti anni, dal 1987, quindi guardando le opere di Cézanne mi è venuta fuori questa musica spontaneamente, poi l'ho rielaborata e adesso la faccio ascoltare, spero che sia di vostro gradimento. Già depositato. Quindi ascoltiamo Max Mura in omaggio con Cézanne.
Bottini, Regione Puglia, assessorato all'industria, turismo e cultura, la provincia di Lecce, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Toschita, Società Operaia di Mutuo Soccorso e Accademia d'Arte Timos. Non per ultimo vorrei anche ringraziare il nostro Davide Tommasi, il nostro operatore marketing, colui che si occupa insomma di tutto ciò che è marketing e pubblicità nella compagnia, e il quale chiamerei qui, per ricordare che la compagnia Mura di Flamenco Abruzzo ha anche una pagina Facebook e un sito. Sì, abbiamo provato per grazie all'aiuto di Max, di Enza, di tutti gli altri soci, si è creata questa pagina Facebook, quindi mettete mi piace, ma soprattutto siamo in stretto contatto con YouTube, perché anch'io gestisco un blog personale dove faccio riprese video, streaming, non per altro, ma sono di nuovo in servizio a Studio per la Povera, quindi vi invito a venire anche là se volete. Chiaramente la nostra compagnia ha anche il suo sito ufficiale, basta andare a digitare su Google compagnia Mura di Flamenco Abruzzo e trovate su WordPress e su Facebook la stessa cosa, compagnia, io sono andato sul profilo mio a vedere, basta andare a cliccare oppure al profilo di Max, quindi è impossibile non trovare la pagina. E la cosa importante è che comunque non mi sto vedendo, vabbè, pazienza. Quindi diciamo, abbiamo creato questo sito che è stato letteralmente diciamo, non proprio cambiato, ma la maggior parte sono aggiunti altri pulsanti, quindi si è creato un menu più ampio, quindi avrete anche sul menu, sulla pagina di pubblicazione, avete l'ultimo evento, quindi andrete a rivedere direttamente il video, non trascurando tutti gli altri eventi che abbiamo fatto, perché abbiamo creato una photo gallery, una video gallery, una foto gallery dove comunque tranquillamente le immagini sono di dominio pubblico, quindi chi ha fatto anche queste immagini e me le vuole mandare è bene, anche perché comunque le pubblicheremo sia sulla pagina Facebook e soprattutto anche sul sito. E niente, poi l'ultima cosa e chiudo, perché sapete già che scalpita, lei è molto, molto sintetica, la conosco da vecchia data. E vogliamo anche la partecipazione vostra, in che senso? Io gestisco questa pagina, ma siccome vogliamo realizzare anche un profilo social, quindi grazie al vostro aiuto vorrei, tramite una poesia, tramite un'immagine del mese, che oggi siamo a gennaio, chi di voi domani può mandare un'immagine da mettere sulla home principale, anche con un pensiero, chiaramente non sono io a decidere, ma l'intero collettivo, quindi più idea abbiamo, questo per far capire anche che vogliamo anche la vostra partecipazione, perché fino adesso diciamo si è lottato anche per questo, stiamo avendo un buon risultato, quindi considerando che gli insight della pagina Facebook per quanto riguarda la mia competenza, siamo arrivati in un giorno, siamo arrivati quasi a 100 visualizzazioni. Cioè l'insight parla di un crescente numero di mi piace, chiaramente io metto mi piace, gli ha messo mi piace, invidia che c'è stavolta della condivisione che è accadeva. Quindi vi ringrazio e ringrazio come tutta la compagnia per passo la parola al presidente. Sì. Volevo ringraziare delle presenze questa sera, abbiamo dei illustri, anche se sono schivi, sono seduti nel pubblico, dei grandi maestri. Dei grandi artisti, il maestro Antonio Serrani, direttore Serrano, questo direttore d'orchestra, perché se il direttore della cantata musicale stamattina ha avuto un concerto in tutta Europa, grandi collaborazioni, grande maestro, professore di pianoforte, maestro di pianoforte al conservatorio per tanti anni, e lo scultore maestro Giovanni Scupola, docente all'Istituto d'Arte Carlo Pellino, formatore di scultori e autori di opere scultori importanti. Ecco, poi prima c'era Oronzo De Martis che è andato via, al pittore del Piacere. Ok, allora ringraziamo di nuovo la nostra Anna De Donno, pittrice, per il suo prezioso intervento, il nostro musicista, prodotista Gianmarco Corsano, il nostro Max Mura e tutti voi ovviamente che ci avete fatto compagnia questa sera, ricordando quello che è stato il grande estro di Paul Cézanne. Sì. Prossimo appuntamento della compagnia, poi lo scopriranno sulla pagina
anche tu è il nostro Davide. Posso solo accennare che a fine mese la data, ci sarà un evento sulla Shoah. Ci avviciniamo alla giornata. Il giorno della memoria. Importante a livello educativo, ovviamente poi un evento collegato alla musica. La musica e la Shoah, non anticipo niente, però sul profilo andate, accompagnamone di Flamenco andando su Facebook. Oppure sul sito troverete poi tutte le anche queste. Vedranno il trailer del prossimo evento. Il giorno sarà sul sito, sia come okay. E potete scriverci poi anche opinioni, pareri, insomma, ecco, quindi aspettiamo per. Abbiamo voluto aprire con l'arte in questa permetti di dire. Oggi sono 180 anni dalla morte di Paul Cézanne. Ma io vorrei anche dire perché ho scelto questa sede, che stavolta sono io a commuovermi, oltre alla maestra Anna De Donno, perché in fondo vi chiedo col cuore di ammirare quella colonna scalata che trovate all'ingresso, che sta qui da sede del maestro Rosa da 50-60 anni. E di mio padre, perché io sono figlio di Luigi Mura, che è un importante scultore, pittore, restauratore di chiese di Lecce, scalpitino alle precese, scomparso quasi 15 anni fa, e in quella colonna abbiamo anche delle foto, testimoni alla sua arte, sono altre sculture, sta per uscire da qualche mese anche una pubblicazione su mio padre, giovane scultore della Maccagnani, dell'Istituto d'Arte Femminile. Quindi anche sul sito dovrete del libro su Luigi Mura, che ormai sta uscendo su vari libri d'arte, perché come succede, lui era umile, non andava a fare mostre, era schivo, è stato allievo di grandi maestri di Salentino, allievo di Geremiarelli, Michele Vassari, si è parlato di grandi, era proprio il suo allievo per diretto, insomma, di Michele Vassari, e vengono scoperti post morte, dopo la morte, insomma, quindi mio padre è successo come tanti artisti, no? Ecco, è prima su YouTube, non adesso può fare nelle ultime pubblicazioni. Ecco, quindi infatti si chiama Compagnia Mura, forse in onore appunto. Grazie Massimo. L'ultima cosa, andando via, ciascuno di voi potrà porre il suo nome e cognome, insomma, e la sua email per essere poi aggiornato sui prossimi eventi della nostra compagnia. Sì, io vi ringrazio, grazie del vostro.